Domenica 20 giugno 2021, ore 10:30, Piazza Matarazzo. Noi inauguriamo la sede societaria della Società Mutuo Soccorso Libertà e Lavoro 1884 di Castellabate. E in questo contesto particolare anche l'inaugurazione e lo scoprimento della lapide dei caduti del 1940-45 di Castellabate. Castellabate, centro storico, oggi scrive l'ennesima pagina della sua storia. Io sono il presidente della Società di Mutuo Soccorso di Castellabate, nata a Castellabate nel 1884, istituita da 29 soci. Oggi è costituita da 600 soci, perciò mi sento onorato di onorare tutta questa gente che oggi ci hanno dato una grande soddisfazione, non a me, Nicodemo, ma a quelle persone che sono vicine a quella lapide, che hanno dato la vita per noi. E noi in riconoscenza l'abbiamo fatto questo lavoro, l'ha fatta la Società di Mutuo Soccorso di Castellabate. La benedizione di Don Roberto guida il nostro parroco. Sì, è un momento importante che vede la comunità parrocchiale di Castellabate, ma non solo, vive questa celebrazione come inaugurazione, ma anche per la benedizione delle lapide dei caduti. Una società che tanto nel corso dei decenni si adopera per rendere la nostra comunità sempre più non solo attenta alla storia, ma custode delle cose belle, del patrimonio culturale appunto storico di Castellabate. Un legame che ormai si è instaurato da anni tra le due società operaie Torquato Tasso, e io ho il piacere da 7 anni di partecipare a questi incontri, e per me è motivo di grandissima soddisfazione. Con lo stesso piacere si partecipa agli incontri che sono venuti nel territorio di Sala Consilina, e così, voglio dire, sentivo l'obbligo morale più che altro di venire a questa inaugurazione della sede della società operaia Torquato Tasso. Innanzitutto voglio ringraziare l'amico, il presidente Nicodemo, che con le sue forze è riuscito a trasformare questo ex tabacchino nella sede della Torquato Tasso. È un segno molto importante, è un segno che la storia si deve tramandare, si passa da un'attività commerciale ad una società storica che ha oltre 100 anni. Quindi ringrazio lui, un saluto a tutti i cittadini di Castellabate, e mi auguro che questo sodalizio tra le due città possa continuare nel corso degli anni. Oggi noi mettiamo fine ad una mancanza, c'era una pagina della nostra gloriosa storia locale che purtroppo su quel momento era assente. Quindi oggi noi rendiamo omaggio, attraverso lo scoprimento di questa lapide ai caduti della Seconda Guerra Mondiale, ad una mancanza. Conservare la memoria è importantissimo, ma soprattutto trasmettere il rispetto, la memoria, nei confronti di quelli giovani, nostri compaesani, ma per tutti i caduti in guerra, per coloro che si sono immolati sui campi di battaglia per la nostra patria. Quindi credo che, e io l'ho detto prima, è un discorso che deve partire probabilmente con maggiore forza da parte delle istituzioni, da parte delle famiglie, le istituzioni, scuola innanzitutto, ma anche le istituzioni, il comune, le famiglie, che dobbiamo trasmettere maggiormente questo culto del rispetto e della memoria per questi luoghi che per noi devono essere e devono continuare a rimanere dei luoghi sacri di rispetto.